E questa che abbiamo davanti è una colomba speciale, perché? Questa qua è la colomba innovativa, sarebbe l'imperiale, quella che abbiamo vinto la medaglia d'oro campionati 2023 nazionali. Ed è una colomba che adesso vi faccio vedere all'interno. Guardate che bontà. Che contiene all'interno dei frutti di bosco, del cioccolato di Modica e del rosmarino. Un colore particolare. Il colore viene preso dal succo di lampone che viene utilizzato nell'impasto, quindi non ci sono coloranti, c'è solo del succo di lampone naturale. Nei frutti di bosco, il cioccolato di Modica e il rosmarino. È solo da provare questa colomba. Questa è una colomba, possiamo dire, una delle colombe più buone che ci sono in Italia oggi, nel 2023, sì. Ha ricevuto un premio quindi a Massa Carrara. Abbiamo preso il premio della medaglia d'oro a Massa Carrara ai campionati nazionali. Un premio che va alla Sicilia, un premio che va a Mirto, a questo piccolo borgo del Messinese. Sì, è un premio che va principalmente qua, in questo piccolo borgo di Mirto, ma poi anche a tutto il territorio della provincia di Messina, ma anche la Sicilia, perché ci sono ingredienti solo siciliani. Cosa rende così buona questa colomba? Così buona, secondo me, la rende la particolarità del rosmarino che troviamo all'interno e il cioccolato di Modica, che è un cioccolato molto ma molto buono. Sarà perché io lo amo questo cioccolato. Ma come nasce l'idea di mettere il rosmarino dentro un dolce? Allora, l'idea è nata, sono sincero, da una tavoletta di cioccolato che mi hanno regalato a Natale, Natale 2022. Non avevo mai assaggiato il cioccolato di Modica con il rosmarino. L'ho provato, ho trovato un gusto spettacolare e l'ho voluto mettere, diciamo, dentro i miei prodotti. Lo facciamo vedere nuovamente questo dolce, un dolce speciale. Troviamo quindi la bontà siciliana del cioccolato di Modica, ma poi tanti altri prodotti sempre della nostra bella Sicilia, ecco, anche con i suoi dolci le vuole valorizzare il territorio. Sì, guardi, noi vogliamo valorizzare principalmente il territorio perché siamo dei piccoli comuni che cerchiamo di fare del nostro meglio e ci mettiamo a confronto con delle grandi realtà. Che ce la facciamo? Se ci impegniamo ce la faremo pure noi. Sappiamo che è già al lavoro con tante altre idee, con tanti altri prodotti. Sarà un panettone estivo? Sì, guardi, noi siamo già in cantiere, abbiamo messo già un prodotto nuovo, ho trovato anche lo slogan panettone sotto l'ombrellone. Quest'estate ai nostri turisti che verranno a trovarci qua in Sicilia, ne faremo assaggiare il nostro panettone estivo. Allora, non resta altro che gustare questa colomba. Il segreto della bontà è la lievitazione. Il segreto di questa colomba viene proprio dal lievito madre che viene utilizzato in questa colomba, perché sono uno dei pochi lievitisti che ci sono ancora in provincia di Messina che utilizziamo ancora lievito madre. Un prodotto molto delicato ma che dà ottimi risultati nel prodotto. Quando lo mangiamo ce ne accorgiamo che è un vero lievito madre e che è molto ma molto buono. Ci vuole tanta passione per svolgere questa attività. Guardi, per svolgere questa attività è un lavoro pesante, ma chi ama il suo lavoro non è mai pesante il lavoro. Secondo me è un lavoro che merita di farlo per chi lo ama, chi non lo ama allora no. Quando hai iniziato? Guardi, ho cominciato quasi 25 anni fa a lavorare nel piccolo locale che avevamo qua a Mirto, una piccola realtà, un piccolo bar di paese, e piano piano con la mia caparbietà mi sono intestardito che volevo farmi crescere il mio nome e ci stiamo riuscendo. Collaboriamo con i migliori ristoranti che ci sono qua in zona per quanto riguarda le banchettistiche di catering, e in più siamo conosciuti anche adesso a livello nazionale con la colomba questa qua innovativa. Ecco, la miglior colomba italiana, vediamo qui il l'attestato, sì. Guardate, rilasciato a Filippo Nici. Fateci sapere da dove ci state seguendo e cosa ne pensate di questa colomba. Quindi in superficie cosa troviamo? In superficie c'è una calottina fatta con del cioccolato di Modica, delle scagliette sempre di cioccolato di Modica, del rosmarino e dei frutti di bosco disidratati, però in questo caso. Invece all'interno classico impasto di colomba con lievito madre, frutti di bosco, rosmarino. Dovete, purtroppo per le telecamere non si sente, ma il profumo già si sente. Le auguriamo a tutti buona Pasqua quindi, e lo facciamo con questa colomba. Ma come nascono le sue creazioni? Ecco, c'è tanto studio, tanto lavoro dietro. C'è tanto studio dietro, tanta preparazione e poi tante prove. Tante prove, a volte riescono, a volte purtroppo non tutte le ciambelle riescono col buco, quindi però fino ad oggi ci hanno dato ottimi risultati. Diciamo, ce la facciamo, piano piano riusciamo a ottenere un ottimo prodotto e a valorizzare sempre i prodotti del territorio.
Bene, complimenti.